Allora, mi è stato chiesto dal gruppo Mariano di dare un commento breve sul messaggio di ieri, 25 giugno 2024, della Madonna, il messaggio dato a Maria. Sappiamo che il messaggio del 25 del mese è un messaggio rivolto alla parrocchia innanzitutto, ma anche a tutto il mondo. Già ieri, in realtà, proprio nel giorno dell'anniversario, ieri era il 43esimo anniversario della prima apparizione della Madonna, anche se la prima poi è stata il 24 giugno 81, 1981, però la Madonna stessa vuole che sia il 25 il giorno che sia considerato il primo nella lunga serie di apparizioni, e probabilmente sarà il giorno quando saranno approvate, così tutti speriamo, le apparizioni di Medjugorje, sarà il giorno della festa della Regina della Pace, di Maria Regina della Pace. Innanzitutto ecco una considerazione: 43 anni di apparizione, ma non sono troppe? Ecco, noi non dobbiamo dare istruzioni a Dio. Ecco, sappiamo che Dio ha parlato in modo solenne e definitivo nella sua rivelazione pubblica, cioè con Cristo, e fino alla morte dell'ultimo apostolo e alla scrittura dell'ultimo libro della Sacra Scrittura, che è l'Apocalisse. Quindi nella Bibbia, nella rivelazione della Chiesa c'è tutto. Ma questo non vuol dire che noi possiamo intimare a Dio di stare zitto, e lo diceva anche Ratzinger questo, il famoso teologo, poi diventato cardinale, poi diventato papa. Diceva che noi non possiamo giudicare il criterio con cui Dio parla all'umanità. E certamente sono parole che nelle apparizioni della Vergine, nelle apparizioni del Sacro Cuore, sono parole che ci ricordano sempre la rivelazione già conclusa, già perfetta. Però Dio è libero di parlarci ancora, e Dio, Cristo Dio, ci parla molte volte attraverso sua madre. C'è un libro famoso del grande mariologo Stefano De Fioris, Combianto, il quale appunto ha scritto che Dio ci parla attraverso sua madre. Quindi non sono troppi né pochi 43 anni, sono quello che Dio stabilisce, e a mio parere sono tali e tanti i segni che ci vengono da Medjugorje, il primo dei quali è quello di Gesù, che dice: riconoscerete l'albero dai suoi frutti, che se uno dovesse affermare che Medjugorje non viene da Dio, ma dal diavolo, dovrebbe poi affermare anche che il diavolo è diviso in se stesso, perché il diavolo combatte il diavolo. Pensiamo a quanti miracoli, a quante conversioni, e a quanta speranza viene da Medjugorje, soprattutto dai cosiddetti 10 segreti, che ci infondono la speranza che dopo questo tempo di crisi della Chiesa, di allontanamento delle persone dalla preghiera, dalla fede autentica soprattutto, no? Dopo questo periodo ci sarà una rinascita. E già c'è un risveglio: dove arriva Medjugorje c'è un risveglio della fede. Anche quando stavo nella parrocchia di Montemurro, molti di quelli che erano impegnati con il cuore veramente erano stati a Medjugorje, oppure l'avevano visitata almeno con il cuore. Quindi Medjugorje è un luogo in cui c'è il dito di Dio, e questo si conosce sia dai frutti sia dalla speranza che inietta la promessa della vittoria di Dio con i 10 segreti, e sia per il risveglio delle comunità, delle parrocchie, che innesca
il pellegrinaggio a Medjugorje. Ma vediamo il messaggio di ieri. Innanzitutto la Madonna è felice, e questo si può interpretare, ogni messaggio di Medjugorje si può interpretare, uso due termini un po' difficili, in modo diacronico e sincronico. In modo diacronico, cioè analizzando il messaggio come se fosse l'unico, quindi vedendo gli spunti che la Madonna ci dice in quel momento, assolutizzandoli e approfondendoli. Oppure in modo sincronico, cioè leggendolo come un tassello di un mosaico più grande, leggendolo insieme a tutti gli altri messaggi che sono innumerevoli, che la Madonna ha dato ai vari veggenti. La Madonna è felice, a mio parere, sia perché c'è stata una risposta corale alla sua richiesta di una novena, una richiesta insolita che dice forse l'accelerassi dei tempi verso i 10 segreti. Ma ecco, io vedevo la sera, mi collegavo anch'io, ecco, migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo, dai paesi spagnofoni, da quelli che parlano il portoghese, dalla Francia francofona, sicuramente milioni di persone si sono collegate. E poi, ecco, possiamo intenderlo questo essere felice della Madonna proprio come un consuntivo anche di questi 43 anni, quindi felice la Madonna perché certo non tutti hanno risposto, non tutti credono anche nella Chiesa, ma molti sì, c'è un bel gruppo. E a Dio non servono più di 5 giusti per salvare Sodoma e Gomorra. E così a Dio non servono le percentuali, ma servono persone ardenti di fervore. Poi siano pochi o siano molti, lo giudica Lui. E la Vergine Santissima poi indica i due mali del nostro tempo, i due danni che Satana sta facendo, e cioè la guerra e la distruzione della famiglia. La guerra in Ucraina, a Gaza, a Taiwan, ma noi sappiamo che l'Occidente, che ha controllato il mondo fino ad adesso, prima erano le varie potenze europee, adesso sono gli Stati Uniti con l'Europa che è un po' divisa in province, quindi è a guida anglosassone nel mondo occidentale, e dall'altra parte invece la Cina, potenza economica, la Russia, potenza militare, l'Iran, potenza regionale emergente in quel grande spazio umano che è l'Islam, e questa guerra mondiale è già in atto. A pezzi, dice il Papa, una guerra mondiale a pezzi, dice Papa Francesco, ma io durante un esorcismo ho sentito il diavolo quando gli ho chiesto quando inizierà la grande guerra, e lui ha detto è già iniziato, quindi dovremmo temere una recrudescenza, un'escalation, un aumento di questa violenza, di questa guerra, con varie tappe in crescendo. E la Madonna ci invita a pregare perché con la preghiera possiamo fermare anche le guerre, anche cambiare le leggi della natura, dice la Vergine in un celebre messaggio. E poi la famiglia, lo vediamo, le famiglie implodono, esplodono, si separano in malo modo sbattendo la porta, si separano con modi civili, come dicono loro, senza far rumore apparentemente, ma il tonfo è grande nel cuore dei figli che crescono senza padri. Qualche volta io li sento, anzi spesse volte vengono da me questi ragazzi che si sentono orfani, soprattutto del padre, perché poi è giusto che quando c'è una separazione i bambini stiano con la madre, ma manca loro la figura paterna.
E non ha mica detto il medico che si devono separare marito e moglie. È una scelta loro. Se si convertissero non si separerebbero. È un male il divorzio, è un male la separazione, è un male il sesso prematrimoniale. Sono un male tutte queste mentalità sbagliate che sfiancano il matrimonio e gli stati che vanno appresso alle persone cattive. Anzi, i nostri politici sono tutti o conviventi o peggio ancora, sposati più volte, che considerano il matrimonio solo un qualcosa di civile, non un sacramento, eppure si dicono cattolici. Cattolici a modo loro. Con il diavolo non c'è e non ci può essere dialogo se non per schiacciarlo. E poi la Madonna, ecco, scende nel pratico e ci indica la preghiera, la meditazione della parola di Dio. Veramente la Madonna è la nostra guida. E ci mostra il suo amore, ogni apparizione della Vergine è un mostrare il suo amore materno, la sua maternità spirituale nel mondo intero. Le apparizioni sono uno dei modi attraverso cui la Vergine Santa manifesta la sua sollecitudine materna, il suo essere madre, come ha detto Gesù dalla croce al discepolo prediletto, ecco tuo figlio, ecco tua madre. E poi ecco l'invito ad avere fede e a mettere Dio al primo posto. Si illude chi commettendo peccato pensa di essere felice o pensa di essere più felice. Il peccato è la via della morte, il salario del peccato è la morte. Solo se noi osserviamo la legge di Dio, o meglio, solo se noi amiamo Dio e conseguentemente in modo quasi automatico osserviamo la sua legge, potremmo essere felici anche qui su questa terra e poi nell'eternità. Mettete Dio al primo posto, dice la Madonna, per essere felici anche qui su questa terra. Carissimi fratelli e sorelle, naturalmente la Madonna parla a tutti, a tutto il mondo, ma molti vedono, o meglio, guardano ma non vedono, sentono ma non ascoltano. La parola di Maria è rivolta anche e soprattutto a noi, in particolare a noi che ci diciamo cristiani, per cui dobbiamo mettere la Bibbia nelle nostre case. La parola di Dio deve essere nutrimento delle famiglie come e più del pane. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. La parola di Dio ascoltata, meditata, ascoltata nella messa. Poi la parola fatta carne che si fa pane e diventa Eucaristia è anche ricevuta. Ma ecco, noi non ci rendiamo conto quanto è grande il dono di avere Maria per 43 anni, quasi mezzo secolo, oramai ci avviamo al mezzo secolo, in mezzo a noi in modo straordinario, con queste apparizioni attraverso questa terra dell'Erzegovina, questa regione dell'Erzegovina di cultura croata, cattolica, che ha conservato per secoli la fede. Quando mancavano preti e vescovi c'erano solo i francescani, mentre i turchi offrivano, blandivano promesse e ricompense per chi abbandonava la fede e perseguitavano quelli che credevano. E loro hanno conservato la fede, hanno avuto questo dono di ricevere questa visita prolungata di Maria, di sperimentare questo amore di Maria che da loro si è allargato al mondo intero. Diceva giustamente Padre Livio, la preghiera è il cuore di questo messaggio, ma è un po' il cuore di tutto il messaggio, di tutto il complesso delle apparizioni, il cuore di Medjugorje è la preghiera, perché Dio ha messo a disposizione della preghiera tutto ciò che egli è, tutto ciò che egli ha. E chi prega si salva, chi non prega si danna, chi prega poco
in grave pericolo.